Grave ragazzino, quella caduta dalle mura, 7 anni belga, è stato trasportato d'urgenza al Meyer di Firenze per un forte trauma cranico. Denunciati 4 giovanissimi lucchesi per la notte brava, sotto i fumi dell'alcol hanno danneggiato autovetture, al vaglio anche le responsabilità dei gestori di un locale del centro. I lucchesi e la fiera, per suggellare un rapporto di quasi 50 anni, ecco arrivare la fiera dei ricordi. Susanna Barzanti, pronto ad aspettarlo nel 2014, il proprietario della Pallacanestro Lucca parla della squadra e manda un messaggio ad Andrea Barzanti. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Lucca. Apriamo la nostra edizione di questa sera purtroppo con una brutta notizia. È cascato stamattina intorno alle 11.30 dalle mura un ragazzino di 7 anni, turista belga, che passeggiava assieme ai genitori, poi d'un tratto è scivolato proprio sul lato interno. La caduta è stata ovviamente fragorosa, un trauma cranico molto molto intenso, l'ha costretto a un trasporto di emergenza all'ospedale Meyer. Vediamo tutto nel nostro primo servizio. Purtroppo anche nel 2013 si deve registrare una nuova caduta dalle mura. Stavolta a cadere è stato un ragazzino belga di 7 anni che attorno alle 11.30 di questa mattina è scivolato sul lato interno nel tratto compreso tra Porta Sant'Anna ed il baluardo di San Paolino. A dare l'allarme ai genitori del piccolo, che si sono subito resi conto della gravità della caduta. Sul posto sono intervenute un'auto medica del 118 ed un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Campo di Marte. Per verificare l'entità del forte trauma alla testa riportato e per effettuare le radiografie agli arti del torace. A destare la preoccupazione dei medici lucchesi il forte trauma cranico. Da lì si è passati al protocollo che indica l'ospedale Meyer di Firenze come polo di riferimento per i minori. Il trasporto è avvenuto nel primo pomeriggio con l'elicottero Pegaso che ha portato il giovane sfortunato turista belga nella struttura fiorentina. Un incidente che di colpo riapre vecchie polemiche sulla sicurezza del monumento lucchese, visto che nonostante la nuova cartellonistica si è verificato un altro caso di caduta sugli spalti. Senza essere troppo allarmisti, nell'anno del 500enario delle mura, con un afflusso di visitatori che si prevede record, Opera delle Mura e Comune di Lucca dovranno vigilare ulteriormente per evitare nuovi episodi. E passiamo a una notizia di cronaca. 4 giovani lucchesi sono stati denunciati dalla Questura di Lucca per danneggiamenti. All'origine dei gesti vandalici l'alcol e forse qualche gestore poco sensibile che ha continuato a servirgliene nonostante il chiaro stato di ubriachezza manifesta. E vediamo tutto nel nostro servizio. A 4 giorni dalla seconda notte bianca nel centro storico lucchese non sale solo l'attesa per l'evento, ma anche la preoccupazione per chi teme che la notte bianca possa di colpo trasformarsi in una notte brava. Per allarmisti residenti ecco infatti servito il precedente. Il fatto risale a domenica scorsa, quando 4 diciottenni lucchesi, in preda ai fumi dell'alcol, incuranti delle più banali regole di educazione, hanno danneggiato senza alcun motivo alcune autovetture parcheggiate e urlato senza alcun ritegno fino all'arrivo di una volante della polizia che ha identificato e denunciato due ragazzi. Nella giornata di ieri si sono presentati, consci della bevata fatta, anche gli altri due componenti del gruppo che hanno spiegato agli agenti della Questura di Lucca di come il comportamento espresso sia stato principalmente frutto di un abuso di alcol, iniziato con qualche bicchiere di vino di troppo a cena e proseguito con birre e superalcolici serviti in un altro locale del centro storico. E al vaglio della Questura la posizione proprio dei gestori del locale per aver somministrato bevande alcoliche a persone già ubriache, creando una possibile situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. La somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza
punita dal codice penale, potrebbe comportare la sospensione della licenza da parte del questore. I ragazzi hanno poi cercato nel pomeriggio di riparare i danni cagionati, proponendosi di ripagare le vittime dei danneggiamenti. E oltre alle preoccupazioni c'è una città che aspetta l'evento della Notte Bianca, ma soprattutto sono molti i musicisti che avranno la possibilità di esibirsi, e quindi è davvero importante per loro questo evento. Tanti palchi allestiti da Confcommercio e Comune di Lucca che organizzano proprio la Notte Bianca. La musica dal vivo e i DJ saranno in Piazza Anfiteatro, Corso Garibaldi, Piazza della Cittadella e l'ex Campo Balilla. Il ballo e la danza invece saranno in programma di fronte all'antico Caffè delle Mura, in Piazza Napoleone, in Piazza Antelminelli ed in Via del Suffragio alle Cantine Bernardini. Il teatro infine dalle ore 21 sarà di scena nel Museo Paolo Caesci con lo spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale La Ribalta. E soddisfazione viene espressa dal presidente del Consorzio Centro Commerciale Città di Lucca di Confcommercio, Federico Lanza, in merito alla decisione del Comune di istituire nuovi turni tardo pomeridiani e serali per lo svuotamento dei cestini dislocati all'interno del centro storico. Lanza ricorda che quello della pulizia del centro storico è un punto su cui il Consorzio si è sempre battuto per preservare il decoro e l'immagine della città. Nell'esprimere soddisfazione e ringraziamento all'amministrazione comunale per la decisione presa, sostiene però che sarebbe stato certamente più utile attivare il servizio all'inizio dell'estate, come più volte richiesto proprio dal Consorzio. Infine il Presidente lancia la proposta di rendere permanente questo servizio aggiuntivo durante l'anno nei mesi di alta stagione. E dal centro storico ci spostiamo invece al Polo Fiera. L'Expo in Fiera, la tradizionale fiera del settembre lucchese, giunge quest'anno alla sua 46esima edizione, avvicinandosi così al traguardo del cinquantennale del 2017. Proprio in previsione di questo evento nasce l'iniziativa Fiera in Ricordi. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Lucia Franceschini. In Fiera, la tradizionale fiera che ogni anno anima il settembre lucchese e che quest'anno aprirà al Polo Fiere dal 13 fino al 22 settembre, si prepara a festeggiare il traguardo dei 50 anni. Giunta quest'anno alla 46esima edizione, la manifestazione accreditata a livello interprovinciale quale vetrina ideale per la promozione della produzione e dell'artigianato guarda al futuro preparando un calendario di iniziative che ci accompagneranno al cinquantennale del 2017. Proprio da qui nasce l'idea della Fiera dei Ricordi, speciale iniziativa che invita le famiglie e le aziende che dal dopoguerra ad oggi sono venute a visitare la fiera oppure vi hanno esposto le proprie produzioni ad inviare le foto che testimoniano il forte rapporto che di generazione in generazione la manifestazione è riuscita a stringere con le aziende del territorio e i cittadini. Gli scatti saranno raccolti e pubblicati sulla pagina Facebook della fiera e le foto più belle saranno poi esposte in una speciale mostra, una galleria del tempo capace di portarci indietro e farci rivivere i ricordi passati attraverso queste testimonianze. La Fiera del Settembre Lucchese, spiega l'organizzatore Marco Bertini, in questi anni ha dimostrato di essere parte attiva della vita del territorio e nelle nostre case e aziende ci sono foto di padri, madri, nonni e figli che dal dopoguerra hanno preso parte alla fiera con le proprie attività. Chi volesse partecipare alla Fiera dei Ricordi può inviare un massimo di 3 foto in formato JPEG all'indirizzo email info@luccainfiera.com, indicando nome, cognome, indirizzo e telefono propri o dell'azienda e l'anno in cui è stata scattata, entro il 13 settembre. E continuano nel mese di agosto gli appuntamenti musicali all'Oratorio degli Angeli Custodi. I prossimi concerti saranno domani mercoledì 21 con il giovane pianista spagnolo Carlos Goicoechea, che interpreterà i celebri quadri da un'esposizione, mentre venerdì 23 Mozart sarà il protagonista del concerto che vedrà interpretate arie e scene dalla trilogia Mozart da Ponte.
domenica 25, ultimo appuntamento del mese con un concerto squisitamente cameristico dedicato alla musica barocca. Il trio formato da Linda Di Martino, Paolo Tommasi e Stefano Di Vito eseguirà musiche di Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani e Benedetto Marcello. Ricordiamo che tutti i concerti avranno inizio alle ore 21. Per maggiori informazioni, biglietti e prenotazioni www.iconcertidegliangeli.com. E prima di passare allo sport, vediamo le nuove segnalazioni per la nostra rubrica di reporter. Per The Reporter vi presentiamo una serie di scatti del temporale che ha colpito la provincia di Lucca nella notte. Il classico temporale estivo è diventato per molte persone una vera e propria occasione per fare filmati e foto dal forte impatto visivo. Quindi non solo un effetto refrigerante per la caluia agostana, ma anche un ricordo da mettere nel cassetto o nel proprio book personale. Partiamo dalla Versilia col video girato da Giacomo Francesconi. Proseguiamo con le foto scattate a Saltocchio da Fabio Gigli. Concludiamo con lo scatto di Matteo Bertuccelli da San Vito. Per lo sport, il calcio, ormai manca solo la fideiussione nell'accordo tra il Comune e la società rossonera per la gestione dello stadio Portelise, degli impianti sportivi dell'Acquedotto e di Ponte Tetto. A breve le firme dell'accordo. Intanto questa mattina si è svolta a Palazzo Ezzetti una riunione tra l'assessore con delega allo sport Massimo Tuccoli e i dirigenti comunali per risolvere alcune questioni riguardanti agli impianti che la società utilizzerà, confermando l'impegno del Comune nella sistemazione dell'impianto di illuminazione dell'acquedotto. Procedono anche le pratiche sulla questione dell'agibilità dell'impianto di Saltocchio. L'obiettivo è comunque quello di arrivare alla sottoscrizione di un nuovo accordo in modo da giungere alla concessione pluriennale dello stadio Porta Elisa. E dal calcio al basket, ieri vi abbiamo fatto sentire le parole del presidente Franco Montoro, oggi è la volta di quella dei proprietari Alfredo Susanna e Yolanda Zambon. Alfredo, stagione che è venuta da una bella promozione, perché è stata una salvezza promozione come l'anno passato, però è una stagione che è partita un pochino in difficoltà. Adesso invece il roster c'è, la squadra è forte. Quali sono le aspettative per questa stagione? Ottimista per natura, le aspettative sono come sempre buone, ottime, ma soprattutto raggiungere il traguardo, anche se tutto lo staff tecnico dice che dobbiamo tenere un profilo abbastanza umile e modesto. Io continuo a dire che questa squadra più la guardo e più mi piace, quindi come sempre credo che faremo bene senza problemi. Inutile, te non sei uno che fa tanti giri di parole, si punta ai playoff. Ma diciamo che la squadra è forte, io voglio ancora ringraziare tutti i ragazzi confermati perché hanno dimostrato veramente tanto l'attaccamento alla maglia. Sapete, perché l'abbiamo già scritto tante volte, che tutti hanno rinunciato anche a una buona parte del loro stipendio, e quindi niente, noi abbiamo puntato alle riconferme, ma considerando anche il fatto che Santa Rosa e Banti avevano già un contratto. Quindi ben diciamo il fatto che abbiamo accettato le condizioni e sappiamo benissimo aver fatto un roster molto molto forte, quindi vediamo cosa succede, dai, ma sono ottimista ancora. Ci sono state numerose riconferme, una purtroppo non sarà una riconferma perché Andrea Bezzanti si è rotto, ahimè, il crociato. Ecco, una parola proprio per Andrea, che era l'ultimo baluardo lucchese di questa Pallacanestro Lucca. E mi dispiace tanto per Andrea, gli faccio ancora i migliori auguri per una pronta guarigione. Noi siamo qui ad aspettarlo, quindi andremo avanti con la speranza che ci possa raggiungere quanto prima. Ecco, sulle riconferme del roster abbiamo detto praticamente tutto, sulla riconferma degli sponsor, cosa ci sarà sulla maglia da pallacanestro quest'anno, Lucca?
Stiamo lavorando ormai credo da 3 mesi, i momenti sono veramente drammatici, alcuni dei vecchi sponsor hanno riconfermato, addirittura qualcuno ha anche raddoppiato perché crede nel progetto. Sono momenti duri, ripeto, ma non molliamo, dobbiamo in qualche modo andare avanti, quindi martelleremo Lucca, provincia e anche parte d'Italia. L'inizio promette bene, chi ben comincia è a metà dell'opera e noi direi che stiamo cominciando non bene ma benissimo. È entrata praticamente la scorsa stagione, a metà stagione, a stagione in corso, quest'anno invece la presenza subito dall'inizio stagione per dare quale apporto? Ma spero il migliore, tutto quello che posso dare cercherò di darlo. È cambiato molto nella società, c'è un nuovo presidente, un presidente che è forse meno tifoso del nostro avvocato Ugo Vincenzini, ma un presidente che sa tantissimo di pallacanestro, Franco Montorio, questo a me dicono essere sponsorizzato un po' da te. Ma sponsorizzato, è una persona che io conosco da tanto tempo per la nota mia passione del basket, quindi l'ho conosciuto appunto per motivi sportivi. Direi preparato, molto preparato, e non direi assolutamente meno tifoso di qualcun altro, anzi molto tifoso, forse più freddo da un punto di vista comportamentale perché è abituato a fare il giornalista e quindi un po' più compassato, però sicuramente tifoso, che tiene molto a questa squadra e credo che lo dimostri tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo sulla stampa e tutti i giorni direi che insomma il merito è suo, gli va riconosciuto. E chiudiamo con una notizia che riguarda molto da vicino la Nottolini Volley di Capanno. Vi sono iniziati infatti ieri i lavori del terzo lotto per la riqualificazione della palestra della scuola media Carlo Piaggia di Capanno, dopo la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto e di regimazione delle acque piovane per eliminare il verificarsi di infiltrazioni d'acqua. Questa terza e ultima fase di intervento prevede la totale sostituzione del parquet, dove al centro sarà posizionato il logo del comune di Capanno, e completa l'opera di riqualificazione interna per un valore, un investimento di circa 80.000 euro. La palestra è stata inoltre dotata di un nuovo impianto di illuminazione con lampade a risparmio energetico. Esprime ovviamente soddisfazione per gli interventi fatti alla palestra anche il presidente della Pallavolo Nottolini, targata anche per quest'anno di Lucca, Alberto Baroni. Ed era questa la nostra ultima notizia per l'edizione di questa sera. Non mi resta che ricordarvi che tutti i servizi che avete appena visto saranno visitabili sul sito www.dilucca.it. La cronaca in diretta della giornata lucchese sempre invece su www.luccaindiretta.it. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di Di Lucca.